Grad School, welcome. Lesson number 6 today. Avete capito bene? Lezione numero 6 oggi. Continuiamo a parlare di to be, questa è la penultima lezione che facciamo sul verbo essere, che spero voi abbiate imparato a memoria. Lo ripetiamo velocemente insieme. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Essi sono. Imparato a memoria, mi raccomando. Allora, oggi vediamo un'applicazione, come si può utilizzare il verbo essere in inglese per parlare di alcune cose che ci serviranno molto se vogliamo parlare l'inglese. E oggi ne vediamo 9 nello specifico e ve le ho segnate qui. La tabella di riferimento per questa lezione di oggi è la 1.7 che racchiude questi nove utilizzi e la 1.8 che racchiude countries and nationalities, cioè paesi e nazionalità. Allora, quali sono questi 9 usi che vediamo oggi del verbo to be? Sono name, quindi come dire il mio nome in inglese, come chiederlo e come dirlo, health, che significa salute e quindi semplicemente chiedere come stai a qualcuno, anche se l'abbiamo già visto nella lezione precedente sui pronomi interrogativi. Job, sapere che lavoro fa una persona. Origin, indicare la provenienza. Time, sapere che ora è. Age, l'età di qualcuno. Seven, indicare la posizione di qualcosa nello spazio. Marital status è una parola difficilissima che semplicemente indica lo stato civile, quindi se sono sposato oppure no. E poi nationality, che è appunto la tabella che poi avete anche in allegato, la 1.8. Allora, passiamo a vederli uno per uno. Ok, io li ho già segnati qui per comodità. Name. What's your name? Ok, facilissimo. What, che cosa, is your name, che cosa o quale? Se vi ricordate, what ha questi due significati. What's your name? My name is, my name is Alex. Ok, what's your name? My name is Alex. Semplicissimo. Health, come si fa invece a parlare dello stato di salute e chiedere come stai? Se vi ricordate, l'abbiamo già visto la volta scorsa. Come stai? Per dire come stai in inglese si usa il verbo essere. How are you? How are you? Io direi I'm great. Ok, sto benissimo. Sto alla grande. I am great. Ok. Quando si tratta dello stato di salute, meglio esagerare. I'm great. Numero 3. Job. Come faccio a chiedere a qualcuno che lavoro fai? In inglese si dice quale è il tuo lavoro. Quindi dico what is your job? What is your job? Ecco, in inglese per descrivere la propria professione è più semplice rispetto all'italiano, nel senso che in italiano dico faccio. Faccio un architetto, lui fa il meccanico, noi facciamo gli operai, eccetera. E in inglese si usa il verbo essere, quindi se devo dire io faccio l'architetto, dico I'm an architect. Io sono un architetto, I'm an architect. Ok. Origin. Ok, se io voglio indicare la provenienza di qualcuno o anche di qualcosa, uso il verbo essere. She is from Greece. She is from Greece. Ok, lei è dalla Grecia, letteralmente. Lei viene dalla Grecia, è greca. Ok, time. Anche questo è super semplice. Spero che lo sappiate già. Comunque, che tempo? Che ore sono? Scusate, che ore sono? Si dice what time is it? What time is it? Ok. Risposta, chiaramente il soggetto è it e rimane anche la risposta. It is 2 o'clock, come adesso. It is 2 o'clock.
O'clock significa 00, quindi in punto, it is 2 o'clock. Se fossero le 2.10 direi it's 2.10. Se fossero le 2.20 dirò 2.20, eccetera. Poi magari dedicheremo un piccolo video apposta per parlare bene delle ore. Per oggi ci interessa sapere che cosa possiamo fare con il verbo essere. Quindi what time is it? It is 2 o'clock. Age, parliamo dell'età. In inglese, differentemente dall'italiano, in cui l'età viene espressa con il verbo avere, ho 30 anni, in inglese l'età è una cosa che si è, ok? Fa parte del mio essere, non di quello che ho, di quello che ho in tasca. Quindi, io dico, la domanda sarà how old are you? Ok? Attenzione perché appunto la differenza c'è anche nella domanda. In italiano quanti anni hai? In inglese voglio sapere quanto vecchio sei, quindi bisognerà utilizzare il verbo essere per indicare l'età. How old are you? I'm 38 nel mio caso. I am 38. Numero 7, position, ok? Indicare la posizione di qualcosa nello spazio. Per esempio, se io dico where is the pen? Classica domanda dei libri di grammatica inglese. Where is the pen? The pen is behind the computer. La penna è dietro al computer. Scusate, non ce l'ho fatta a dire the pen is on the table, perché però vi ragioni. The pen is behind, è dietro, the behind the computer. E poi abbiamo marital status, cioè come faccio a parlare del mio stato civile, se sono sposato oppure no. Se io voglio dire non sono sposato, dico I am not married. I am not married. E poi ultimo punto della nostra tabella di oggi, nationality. Quindi per descrivere la nazionalità di qualcuno si usa sempre il verbo essere, in realtà è come in italiano, io dico we are Italian, o posso dire we are from Italy. Origin and nationality vanno di pari passo. Trovate origin and nationality, quindi i paesi, le nazionalità, appunto nella tabella 1.8 del vostro corso di inglese Plus. Vi invito a fare un pochino di pratica con countries and nationalities, perché se utilizzate l'inglese per viaggiare incontrerete persone di ogni paese, ogni nazionalità, ed è bello saperlo. Trovate il paese, la nazionalità e anche la lingua nella tabella che vi ho dato. Per esempio il primo è Afghanistan, il country è Afghanistan, la nazionalità è Afghan e anche la lingua Afghan. Il secondo è Argentina, nationality Argentine o Argentinian e Spanish è la lingua. Ad ogni modo, questa è la lezione di oggi, è abbastanza semplice, volevo spiegarvi che cosa posso fare con il verbo essere, perché già sapendo solo il verbo essere come abbiamo fatto noi, si può cominciare a fare qualche discorso, fare qualche frase. Vi ricordo che parlare inglese significa avere qualcosa da dire, saper comunicare, soprattutto per poterlo fare ci vuole la curiosità di provare a raccontare qualcosa. E quindi vi invito appunto a provare a fare qualche frase. Per esempio, la televisione è nera, l'armadio è bianco, il cane è vecchio, dove sono le chiavi? Sforzatevi di provare a dire qualcosa e sarà questo il modo in cui riuscirete a trovare delle risposte alle domande che vi fate. Ci vuole curiosità, impegno costante, io vi aiuterò chiaramente dandovi le basi per poter costruire la comunicazione che più vi interessa. Un'ultima cosa, ci tengo a darvi un suggerimento per il dizionario: non utilizzate, se state facendo questo corso, eliminate i traduttori simultanei Google Translate, perché non vi servono per imparare. Google Translate è una macchina molto complessa che può dare risultati concreti, ma lo fa senza nessun rispetto per una persona che sta studiando, perché vi dà la forma finita. Invece voi dovete imparare ad arrivarci
farci da soli e fare tutto il ragionamento. Se utilizzate Google Translate durante questo corso, lasciate proprio perdere. Il dizionario invece che vi consiglio di utilizzare è Word Reference. Andate su Google, scrivete Word Reference, trovate un dizionario e quindi cercate una parola, lui vi darà più soluzioni a seconda di quello che vi serve. Se io sto cercando piano, per esempio, Google Translate mi darà la prima traduzione che trova, ma non sarà magari quella che sto cercando io, perché piano in italiano può significare un avverbio di modo, quindi la macchina va piano, può significare abito al terzo piano, sostantivo, oppure mia figlia suona il piano, in quel caso lì sempre un sostantivo ma uno strumento musicale. Ecco perché Google Translate è molto limitato, perché non sa cosa mi serve, invece il dizionario mi dà una serie di opzioni e io con la mia intelligenza di essere umano capisco qual è quello che mi può interessare di più. Quindi Word Reference è gratuito, c'è anche l'app, non avete scuse, smettetela di usare Google Translate e ci vediamo per la lezione numero 7 soon. Bye bye da Alex, ciao.